Questa è la zona dove si lavora la Carburatori Bergamo. Di là non fa niente. Fanno un cazzo la mattina e la sera. Di... qua invece si lavora. Parto rognette, rogne grandi, rogne ciao, piccole. Gianni. Ciao Franco. Ciao, dai, ciao. Che c'è un po' di roba da vedere. Sì, e sì. Partiamo da... cioè là sono dei motori per terra. Sì, tutto. Stiamo facendo di tutto. Però vedo un particolare piccolissimo. Volevo farti vedere questa. Questa qui è un Ram. Macchina eccezionale, ne ho avute 8. Posso garantirti che non sanno mai niente. E questa è stata l'eccezione, purtroppo. Gli mancava un cilindro, ha avuto un difetto da mano. Da come picchiava, pensavo avesse fuso. Allora abbiamo aperto, tolto una testa ed è successo questo. Si è spaccata, roba che ne capita una su un milione. Una molla di una valvola d'aspirazione, vedi? Si è tranciata in due, la valvola è rimasta giù. E grazie a Dio non ha piegato niente. Abbiamo fatto la testa, abbiamo rimesso i ricambi nuovi, guarda. Per cui un gigante messo in ginocchio da... in ginocchio da una stronzata, vedi questo qui è il bilanciere, del bilanciere che si era andato a... che fa lavorare la punteria sulla molla, e tutto questo era saltato perché per quella cazzo di molla lì. Si può dire cazzo? A me si capisce quanto vi ha fatto circolare e che danno poteva fare. Però vedi che anche la valvola che era scesa non ha subito urti né niente, però per sicurezza se abbiamo cambiato tutto, quindi bulloni, guarnizioni, tutte le porcherie di una sola testa, due. L'altra non c'è niente. Però ecco, questo è un ricambio che in media non c'è mai niente, e purtroppo questo l'ha può avuto. Succedere, può succedere. Può succedere anche quello. Mamma mia, vedere i motori, ma io vi chiedo, ma poi bisogna metterli insieme. E adesso, ti viene, ti faccio vedere un'altra bella cosa. Qui c'è dei periodi dove purtroppo, sai, non c'è solo parte elettronica, c'è anche parte meccanica. Dico purtroppo perché... fa parte del lavoro. Vedi questo? Questo è il motore della levante, quella lì che vedi lì in aria. Su 80-90 mila chilometri e l'abbiamo sostituito con un motore nuovo, questo addirittura fuori garanzia tutto, oltre 10-12 mila euro di motore, se non c'erano anche diritti quant'era. È successa una cagata megalitica, si è sfondato un alberino delle farfalle che comandano i condotti variabili ed è finito giù nel motore, è fatto danno. Purtroppo fare questi motori qui, che poi è un VM montato da un sacco di parte, i ricambi che si trovano sono pochi, pochissimo, il cliente ha voluto cambiarlo, metterlo nuovo, anche perché la macchina insomma lì li merita ancora, per cui vedi che lo so che grandi spese purtroppo. Tu calcola, poi 4-5 mesi fa il signore gli ha saltato anche un iniettore, quindi altri 6 iniettori di quella macchina qui che fanno un male indescrivibile in termini economico. Però adesso finalmente, vedi, abbiamo finito. Quando cambi un motore, vedi tutta la matassa di roba che c'è da sostituire, da fare. La cosa più difficile è questa, vedi? I cablaggi, non si può sbagliare assolutamente niente, perché se sbagli una spina ti raggiù ancora tutto. Questo è già il motore nuovo? Questo è il motore nuovo, nuovento. Okay. E lo danno nudo, come chiamano loro, quindi... con le teste, con tutto, c'è tutta l'accessoristica da montare e mettere di qua. Anche questo è vergognoso perché è fermo, stiamo aspettando un O-ring da 3 euro, perché ovviamente la Maserati non ha, che ci dovrò consegnare oggi e poi finalmente andiamo in macchina. Mamma mia. Però si può vedere o no? Certo, vieni. Si può. E questa è un'altra macchina d'epoca, no? Macchina d'epoca, MK2 Jaguar, doveva essere perfetta, vedi qua sotto cosa è successo al povero proprietario, che praticamente è saltato il radiatore, ha zampillato fuori l'acqua e ha perso tutta l'acqua, è andata in ebollizione ovviamente, l'ha sbattuta fuori. Cioè l'aveva appena presa lui? Aveva appena presa, perfetta. Da un mese come perfetta. Macchina perfetta. Perfetta non lo era, abbiamo tribolato non poco. Il motore, grazie a Dio, gira bene, c'è ancora diversi lavori da fare. Però questo ti fa capire che... Sì, perfette. Dovrai comprare una macchina d'epoca, secondo me, occorre qualcuno che ti accompagni, quantomeno, che ne sappia di quello che vai a comprare. Però lo faremo felice. Sai che io ormai ho veramente paura, vedendo tutto quello che succede. Ed è un peccato, però ho perso un po', ho un po' di angoscia. Certo, all'idea di acquistare qualcosa. Ovvio, ovvio. Però diciamo dai, il resto è tutto lavoro. Questa qua l'avevi già vista, penso.
Questa l'ho vista in un video che ha fatto Marino, non l'ho vista Marino, dal sì. vivo. Era vista dal vivo, fa ancora più effetto. Beh, no, stupenda, C'è stupenda. Cosa gli tanta avete roba. fatto alla fine? Alla fine avevo un'iniezione particolare, il motore della Corvette LS3. Era fatta per benzine che non sono le nostre, l'abbiamo ritarata tutta. L'abbiamo rullata la prima, siamo già arrivati intorno ai 600 cavalli. Dovremmo arrivare a 700 secondo il costruttore. Che Ci hanno dato bella. loro una. Vedi, è tutto il software perché questa centralina particolare per poterla programmare, c'è tutto il suo software per poter andare a lavorare su questo tipo di centralina qua. Stupenda. Una macchina da raccomandarsi da non usare sull'acqua quando c'è umido Beh, oppure anche. se, no, se sei un uomo vero la usi sull'acqua. Come la Viper, se sei uno vero la usi sull'acqua. Io l'ho lasciata giù a Monza alla Viper, non vorrei dirtela. Va bene. Va bene. Gianni, grazie, è Ciao sempre un piacere Franco, venire a ciao, trovare. ciao, Buon ciao, ciao, lavoro, ciao. ciao.